Eccoli qua i nuovi La Sportiva Equilibrium Hike, il nuovo scarpone da escursionismo e fast hike di casa La Sportiva, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito dalla suola, perché qui troviamo una classica suola Vibram con la costruzione tipica La Sportiva. In questo caso troviamo anche una geometria Impact Break System sui vari tasselli per andarci a garantire un maggior grip, un maggior comfort sia in trazione sia in frenata. Infatti questa suola va bene praticamente su quasi tutti i tipi di terreno, dallo sterrato, il single track, la roccia, dove magari stenta un pochino, è sul fango, ma non gliene farei un grande problema. Davvero soprattutto su roccia, anche roccia bagnata, tiene veramente molto molto bene, proprio grazie a questo Impact Break System. E poi troviamo la classica costruzione Double Heel sul tallone, tipica della famiglia Equilibrium. Una costruzione sempre ottima che ci aiuta tantissimo in frenata, sia per frenarci proprio anche nelle discese più ripide, ma soprattutto anche per avere una miglior rullata quando andiamo ad appoggiare proprio di tallone. Quindi da questo punto di vista sicuramente una suola fatta bene, una suola che io l'ho utilizzata per tanti tanti chilometri, non si è rotta, non ho avuto tasselli che sono saltati via, quindi da questo punto di vista la suola è una delle cose che più mi è piaciuta di questi Equilibrium. Per quanto riguarda invece l'intersuola, qui troviamo un'intersuola in poliuretano espanso e nel particolare è il poliuretano iniettato all'interno dei tasselli. È un'intersuola molto particolare che inizio subito col dirvi che è flessibile, quindi un'intersuola che veramente ci dà un'ottima rullata con la quale possiamo camminare per tantissime ore e il piede non si stancherà. Un'intersuola che comunque ci protegge dalle rocce quando camminiamo e non sentiamo la punta della roccia sotto il piede. Un'intersuola che ci permetterà di fare dei trekking veramente di tante tante ore senza avere nessun male alla pianta del piede o avere il piede stanco quando torniamo a casa. Ecco che un'intersuola ha veramente fatto molto molto bene ed ho apprezzato molto la sua flessibilità, soprattutto magari sui terreni un pochino più semplici. Passando invece alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale, perché qui troviamo un puntale bello strutturato, un puntale che anche volendo, se prendete a calci una roccia, non sentirete nessun male. Quello che mi piace poi è che dal puntale fino al tallone troviamo tutto un inserto antiabrasione che va a garantirci un'ottima durabilità della tomaia. Infatti questo inserto è messo lì apposta per evitare che la tomaia si strappi quando magari la strusciamo contro qualche roccia o qualche radice. La tomaia in sé poi è fatta in materiale sintetico, quindi una tomaia molto traspirante con una fodera anche in Gore-Tex per permetterle di essere impermeabile. Una tomaia che mi è piaciuta perché veramente ci dà modo di poterla utilizzare in tantissimi contesti. Soprattutto anche nelle giornate più calde il piede non suderà troppo e non si scalderà troppo. Per quanto riguarda invece il tallone, innanzitutto questo scarpone ha un taglio mid, quindi non è altissimo. Come vi dicevo, nella parte inferiore della suola troviamo un sistema Double Heel, ma quello che mi è piaciuto veramente tanto è il sistema 3D Flex che utilizza La Sportiva, perché questo sistema fa sì che noi abbiamo una camminabilità veramente ottima. Per intenderci, questo scarpone va ad assecondare veramente bene tutti quelli che sono i movimenti naturali della caviglia, quando magari andiamo in salite ripide che la caviglia tende ad andare in avanti, oppure magari sui sentieri più sconnessi dove abbiamo bisogno di supporto. Davvero da questo punto di vista troviamo un tallone molto ben costruito, molto ben strutturato, con questo 3D Flex System che gli garantisce davvero un'ottima camminabilità. E infine nella parte superiore troviamo anche una piccola linguetta morbida che ci permette di non avere dolori anche quando andiamo su dei terreni particolarmente ripidi. Quindi anche da questo punto di vista veramente studiati bene questi Equilibrium Hike. Arrivando invece a tutta la parte di allacciatura e linguetta, la linguetta è molto classica, lavora bene, isola bene dei lacci, devo dire resta ferma, quindi fatta molto molto bene. Per quanto riguarda i lacci, anche loro fatti bene, mi piace che l'allacciatura arrivi fino quasi in punta allo scarpone, che quindi ci dà il modo di poter avere un'allacciatura veramente precisa. E poi mi piace molto tutta la struttura con cui è fatto i lacci, perché possiamo andare a stringere molto bene lo scarpone attorno al nostro piede ed anche nelle discese più impervie o nelle salite più dure il piede all'interno non si muoverà mai. Quindi da questo punto di vista anche i lacci fatti veramente molto bene. Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, troviamo un avampiede abbastanza largo. Un avampiede che permetterà al nostro piede di poter andare a ingrossarsi durante i trekking più lunghi. Un avampiede che non ci costringe più a dover prendere mezza taglia o una taglia in più. Un avampiede che mi ha permesso di prendere il classico mio numero che prendo di La Sportiva senza dover optare per mezze taglie in più e in meno.
Arriviamo dunque a capire a chi consiglio di comprare questi Equilibrium Hike e dove ve li consiglio. Secondo me sono degli scarponi adatti a chiunque. Dal principiante che sta cercando uno scarpone con una buona struttura che gli permetta di poter fare un po' tutti i tipi di terreno, alla persona più esperta che ha bisogno di uno scarpone leggero, perché comunque parliamo di 480 grammi a scarpone nella taglia 42, a uno scarpone che gli permetta anche di fare delle ascese veloci in giornata. Uno scarpone che, come vi dicevo, possiamo utilizzare su praticamente quasi tutti i tipi di terreno, magari evitiamo le cose troppo tecniche perché comunque ha un'intersuola flessibile, ma da questo punto di vista possiamo utilizzarlo da semplice escursionismo su strade di fondovalle, strade bianche, a anche dei sentieri d'alta montagna dove magari abbiamo bisogno di più supporto. Infine arriviamo al prezzo, perché questi Equilibrium Hike la sportiva li vende a 240 euro, online si trova già sui 200-210 euro. Ve li consiglio? Sì, perché mi ci sono trovato veramente molto bene. Uno scarpone che riporta sicuramente in alto tutta la famiglia alla sportiva, perché è costruito veramente con degli ottimi materiali e soprattutto dei materiali duraturi. Uno scarpone che sicuramente vedremo tantissimo sui sentieri, perché è veramente progettato, costruito e realizzato bene. E detto ciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!